Traffico in tilt questa mattina su Via Roma per un incidente all'incrocio con Via dell'Abbazia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due Renault Twingo. Nessuno degli occupanti ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per deviare il traffico proveniente dal centro. Le auto, per raggiungere l'autostrada, sono state costrette a proseguire su Via Roma fino alla rotatoria di San Cristoforo. I fanesi hanno scelto di trascorrere le vacanze estive 2013 in località economiche e per prenotare si sono affidati a internet. Sì, low cost, nel senso che comunque meno si spende meglio è. Si è cercato di spendere meno, il meno possibile. In tanti hanno cercato di soggiornare nelle case al mare di parenti e amici. Più facile essere a casa di amici, parenti, piuttosto che andare in giro a dei prezzi leggermente spropositati. Numerosi i turisti che stanno visitando la città in questi giorni. Siamo venuti questi giorni qui in campeggio a Fano. La crisi economica modifica le abitudini degli italiani? Quest'anno soprattutto. Torna alla festa del Borgo Cavour, cosa prevede questa 17ª edizione? Beh, innanzitutto due serate rispetto alla canonica data del 13 d'agosto, si aggiunge anche il 14 d'agosto per volontà dei commercianti che vogliono dare un'offerta maggiore ai cittadini e ai turisti. Ci sarà tanto divertimento con l'animazione, la musica e prelibatezze culinarie a cura dei tanti esercizi e delle attività economiche che in questi anni sono cresciuti in numero in questa via del Borgo Cavour e in tutte le vie limitrofe. È Giuseppe De Leo, il nuovo direttore generale dell'Alma Juventus Fano. A presentarlo sono stati il sindaco Stefano Aguzzi, il presidente Granata Claudio Gabellini, il vicepresidente Stefano Cordella, il direttore sportivo Roberto Canestrari e il responsabile della comunicazione Jacopo Frattini. Quello di riassettare la società, di avvicinare eventuali nuovi soci, nuovi sponsor e creare una sorta di credibilità sull'opinione pubblica, non soltanto sportiva, ma anche a livello istituzionale.